YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di Dungeon Keeper. Un'altra volta ci eravamo lasciati che stavamo potenziando le nostre creature in questa mappa. Ora praticamente voglio costruire un nido qua vicino alla stanza d'addestramento, così da permettere alle mie creature di fare meno strada possibile per andare a magnare. Ho mandato anche ad addestrarsi i troll, intanto tra porte e trappole per ora ne ho a sufficienza. Devo far salire ancora un po' i miei mostri di livello e poi potremo iniziare ad andare un po' in esplorazione. Ho fermato anche gli imp perché avete tre cose di gemme che producono contemporaneamente. Mi ha riempito la stanza del tesoro un attimo. Posso giusto attivarne una. Le gemme sono una risorsa terrificante per riempire la stanza del tesoro. Posso iniziare a vedere magari di iniziare a dare un'occhiata fuori dalle mie possedimenti, così magari iniziare a piazzare qualche oggetto del workshop. Piazziamo una porta qua, andiamo ancora un po' avanti. Oh, abbiamo trovato una nuova area, un po' in che cosa consiste. Dovrebbe essere un'area completamente abbandonata. Qui c'è del magma e qua ci sono gli eroi. Eccoli qua, i nostri eroi. Chiudiamo la porta, così almeno direi che possiamo anche iniziare magari a piazzare qualche trappola. Intanto a dare il benvenuto ai nostri eroi. Ora, i miei troll sono anche addestrati abbastanza, e li metto al lavoro. Come vengono piazzate le trappole? Praticamente gli imp vengono a prendere queste casse e le trascinano, come vedete, nel punto in cui io ho piazzato la trappola. A trap has been manufactured. Posso piazzare ancora un'altra trappola. Dopo che tutte le trappole sono state piazzate, chiudo questa porta così che evito che gli imp vadano a cazzeggiare fuori dal dungeon. Gli imp ovviamente non sono il massimo della furbizia, ci mettono un po' a piazzare le nostre trappole. Quindi qua ci sono due arcieri per ora. Quindi in pratica tutta la parte nord della mappa è occupata dai buoni. E qua ci sarà il loro capo, immagino, nella zona più alta. Sono di livello 1, quindi secondo me le micature di livello 4 e 5 già dovrebbero aprire in due comunque delle cozze. Direi che si può provare ad andare a fare un salutino ai nostri amici, anzi, quasi quasi. Non possiamo finire di piazzare le trappole. Sì. E qua li invito a... da me.
ponte. Ricollegare il mio dungeon alla zona avversaria. Vediamo se gli arcieri accetteranno il mio gentile invito. Sì, no. Ma però non hanno un pad difensivo, hanno per ora. Ecco, sono partiti. Ho trovato la mia porta, vediamo un po' cosa. Voglio tentare di abbatterla. Io così qua gli faccio uno scherzo. Poveri. Io ho preso in giro. Ora prendo uno dei miei imp e lo mando qua a reclamare la prima parte della zona. Così da vedere se ci sono delle trappole. No, sembrerebbe essere una zona abbastanza tranquilla. Apriamo, va, così il nostro imp non può dare la mano al loro socio. Una porta, direi che possiamo fare anche così, guarda. Edito le porte. E tappo la gas. Perfetto. Allora, mandiamo i nostri mostri all'attacco. Perché passate nella lava sapete solo voi. A trap has been manufactured. Andiamo un po'. Your creatures are under attack. Urca. Maghi. Che ci vuoi, va? Ce sono anche a distanza questi qua. Ci vuoi, va, farli fuori. Grazie maghi, molto gentili. Alza Inc, su, al lavoro. Andiamo di prendere possesso della zona qua degli eroi. Alza ragazzi, su, facciamo i cuori. C'è anche fin troppo forte sempre per queste merdine. Siete, come ho detto, anche fin troppo forti. Ho fatto potenziare anche un po' troppo. Sempre voi ragazzi, su. Bussate. Increase Weaver, eccolo qua. Questo qua praticamente è un incantesimo che viene preso dagli imp e portato nella mia libreria. Quando sarà nella mia libreria potrò cliccarlo e attivarlo per aumentare il livello ulteriore delle mie creature. Cioè, praticamente, abbastanza inutile. Chi è? Ho trovato anche un incantesimo praticamente che posso rubare un eroe ai miei avversari. Wow! Sta facendo completa pulizia. Stanno reclamando questi territori in mio nome. Il nome del mare! Andiamo a bussare anche quelle stanze qua, c'è qua c'è l'oro. E qua c'è l'oro, buono.
reclamate. Sono alti fiumi di lava. Secondo me i due lati convergono. Adesso vediamo un po' se ho ragione. No, scusate un secondo che vado un attimo alla stanza del tesoro e disattivo un attimo la raccolta perché è fin troppi soldi. Allora, vediamo un po'. Mettiamo qua un po' di creature. Ok. Il Dungeon Art avversario già trovato. Wow. Avanti, ragazzi. Attacco di massa. Facciamo fuori questi pezzenti, va. Facciamo fuori questi pezzenti, non c'è. E finiamola qua, va. Oh, di livello 3 il lord del regno, fortissimo. No, disintegriamo il dungeon del avversario e siamo a posto. Oh, adesso è curioso, vediamo un attimo qua. Che qua dietro c'è una stanza con qualcosa prima di chiudere il gameplay. Ottimo, ho vinto. You have tunneled into a new area. Some of your minions are unable to reach their lairs. Sì, bene, non è un problema. Allora, ponte, guardate cosa c'è in fondo. Ah, un ragno. No, ho vinto un ragno. Ho vinto un po' di ragno. E transfer creature. Bello. Vabbè. Abbiamo vinto. Buono. Allora, avviamo la prossima missione giusto per salvare e poi possiamo dire che abbiamo chiuso qua l'appuntamento di oggi. Questa missione l'ho divisa in due parti perché era abbastanza lunghetta. Salva. Game saved. Perfetto. Salvato il gioco, possiamo tornare al menu. Usciamo anche dalla mappa qua. Perfetto signori, l'appuntamento di oggi può finire qua, anche questa missione l'abbiamo svolta, dal vostro repito è tutto. Bye bye!